Prendi bene, tanti tumulti in maggioranza negli ultimi giorni. Oggi è arrivato questo epilogo un po' inaspettato, forse. Beh, inaspettato è che lascia molto amaro in bocca, anche perché questa mattina era programmato un consiglio comunale importantissimo e questo consiglio comunale con un assestamento di bilancio avrebbe dovuto garantire la vita delle municipalizzate. Senza questa variazione di bilancio, con un commissario prefettizio, la sorte delle municipalizzate è segnata, falliranno e purtroppo non ci sarà nessuna certezza per i 500 lavoratori. E questo è un po' paradossale perché se leggiamo, diciamo, i firmatari della sfiducia al sindaco, tra i firmatari ci sono persone che si sono sempre dichiarate attente al destino dei lavoratori. Questa decisione sciagurata, dico io, mette a repentaglio proprio il lavoro di queste persone perché non credo che un commissario prefettizio si assuma nessuna responsabilità come avrebbe invece fatto questa amministrazione da buon padre di famiglia. Un'altra questione che mi pare paradossale è che appunto il commissario prefettizio non esiterà un attimo a dare l'acqua alla CEATO 2, che era uno degli obiettivi appunto che tra coloro che firmavano, diciamo, tra coloro che hanno firmato, si è sempre detto di cercare la soluzione per l'acqua pubblica. Quindi io vedo, insomma, in questa vicenda, tra le righe, qualcosa che c'è un po' oscuro, no? C'è qualcosa di strano. Non credo che questa amministrazione sia caduta per l'acqua o per i rapporti tra sindaco e vice sindaco. Ci deve essere qualcosa dietro che i prossimi giorni capiremo meglio. Io giustifico ovviamente la minoranza che ha come obiettivo precipuo quello di sfiduciare una maggioranza e qui non c'è dubbio, insomma, quindi i colleghi di minoranza hanno fatto quella che è il loro obiettivo politico. Tra coloro che hanno firmato, Sinistra Ecologia e Libertà tutta, le liste civiche che portavano il nome del sindaco, un componente del PD, che tra l'altro è il primo degli eletti, insomma, veramente rimango sconcertato. Queste persone dovranno spiegare alla città domani, quando un commissario prefettizio prenderà queste decisioni, per quale motivo dopo un anno e mezzo hanno deciso di far cessare la vita di un'amministrazione che appunto era avviata sulla via per risolvere questi problemi. Anche perché ne aveva parlato il sindaco negli ultimi giorni, ricorrendo a vari appelli all'unità e alla discussione, al confronto. C'erano comunque sia i margini, secondo lei, per una distensione, diciamo così. Sì, ma lei fa un ragionamento di buon senso, no? E quindi col buon senso c'erano tutti i presupposti per risolvere queste questioni che non mi sembravano appunto insormontabili. Ma quando io le dicevo che evidentemente tra qualche giorno avremo idee un pochino più chiare, capiremo se dietro c'è qualche altra cosa o qualche altro potere, insomma, per cui è questo che non ci si spiega.